Buongiorno, buongiorno. Guardate, oggi il cielo sembra limpido. Speriamo sia così anche in alta montagna, perché qua di solito è sempre brutto. Buongiorno. Oggi andiamo a incontrare le Sì, eh? aquile. Abbiamo letto le review del sentiero e apparentemente è molto molto pericoloso. No, il sentiero non lo è, la strada per arrivarci che è molto molto Ma pericoloso. tanto me ne frega niente perché io la macchina ce l'ho già rigata, per cui. Quindi sì, più la righi e tanto c'è sempre la Sì. stessa cauzione da pagare. No, non è quello il problema, il problema è che ci Ho sono i già prenotato comunque. precipizi. Ma che precipizi. Ho prenotato Sì. anche gli straordinari per bilanciare al Esatto. lavoro. E niente, quindi adesso si va in marcia. Abbiamo qualche provvista, poi ci dovrebbero essere dei punti lungo la Di prima parte. ristoro. Sì, di ristoro lungo la prima parte del percorso, quindi non ci fermiamo neanche a fare la spesa, non vogliamo perdere tempo, sono quasi le 10 e si va. Cambio di scena, siamo sulle Alpi, no scherzo, siamo sempre qua, c'è il torrente che ci scorre accanto, la strada è molto a balzelli e lassù. Guardate, ci sono le montagne. Stiamo affrontando questa strada per raggiungere la valle della Restonica. Il lago di Melo, il Lac du Melu, una cosa del genere. Questo lago che stiamo andando a vedere ce l'ha consigliato una ragazza che mi segue, me l'ha lasciato scritto nei commenti su Instagram. Adesso non ho internet sotto mano, per cui non mi ricordo il nome. Scusami, comunque tu sai chi sei. E quindi niente, la citerò poi nelle stories appena ci arriviamo. Vediamo un po' se vale la pena questa escursione. Noi siamo carichi, Luca ovviamente non sa dove sta andando perché non si è voluto Che è la spoilerare. cosa più bella da fare quando viaggi. Io non mi aspettavo Esatto. nulla, cioè sono contentissimo. Quindi. Fatelo anche voi, basta guardare le foto prima di partire. Leggete, leggete, potete leggere così lo immaginate, ma non guardate foto. Quindi lo scoprirete insieme a noi, adesso scopriremo dove stiamo andando passo passo. Ecco, questa sarebbe la strada, quella agghiacciante, terribile. Allora, in certi punti in effetti si stringe, però dai, il panorama vale il rischio. Guardate che bello, stupendo. Eccoci alla partenza del sentiero, guardate qui, stupendo. Siamo su un torrente e ci sono montagne altissime tutto intorno a noi. Sembra veramente di stare sulle Alpi, guardate che bello! E dopo circa quanto tempo di gradini? Un'oretta di scalata tipo Capri, proprio su per la montagna. Siamo arrivati dove dovevamo arrivare. Eccoci, ovvero questo è il lago di Melu. E se ricordo bene da cosa diceva internet, da qua si va su con un altro sentiero, c'è un altro lago ancora. Non ci sono mele? Eh no, neanche uno. Siamo a 1700 metri. Dai, continuiamo. Eccoci, cambio di obiettivo, siamo in riva al lago. A Luca sta venendo voglia di fare il bagno. Ma come si fa? È freddo. Eccoci arrivati dopo tanta fatica, una roba estenuante. Guardate dove è Luca, sulla roccia. E questo è il lago. È il lago più profondo di Corsica con 42 metri di profondità. E guardate com'è blu. Vedete il colore, stupendo. Eccoci sulla strada del ritorno. Questo è quello che ci aspetta. Ovvero scale sospese sul nulla. Qualcuno sta salendo? Sì. Guardate qua, questo poi è il seguito. Ovvero tan 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 tan. E c'è anche una bella cascata. Eccolo che va giù. Guardate lo spettacolo del panorama. E queste sono le scale. Le scale Pioli. Dan 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 dan. Arrivo qua, addirittura c'è un passaggio con una catena. Issa. Quindi catena in una mano e macchina fotografica nell'altra. No, scherzo, ragazzi, sembra molto più ripido di quel che è. In realtà è fattibile. Guardate Luca come va giù bene. Una passeggiata in campagna. Ciao ragazzi, allora alla fine abbiamo concluso la nostra passeggiata. Un
comunque siamo scesi dalla nostra escursione, abbiamo fatto un po' di catene, un po' di scale, è stato molto divertente. Formaggio di capra buonissimo. Abbiamo preso un panino per riforcillarci con l'affettato tipico e il formaggio di capra, è sparito in un istante, avevano le capre lì e facevano il formaggio sul momento e poi vi potevi vedere comprare, se no avevano quello già stagionato da mettere nei panini, era delizioso. 6 euro a panino per mezza baguette, quindi devo dire che anche il prezzo era onesto. Questa è la stradina che stiamo facendo ora. Stiamo andando a Porto Ota per trovare il nostro prossimo alloggio. E stiamo attraversando tutto l'interno in pratica. Stupendo. È proprio una foresta. Si sente un odore di pini, fresco, bellissimo. Ci siamo fermati solo un attimino, guardate che bello, veramente il paesaggio è eccezionale. E laggiù c'è qualcosa che non sappiamo in effetti se è mare o forse la pianura. Adesso dobbiamo scendere ancora perché il posto di stasera è quasi al mare. Issa, mi fa male tutte le ginocchia da prima. Oh no, è pieno di capre, ragazzi, guardate. E mo come facciamo? Vai piano. Eccole. Giustamente, se non stanno in montagna, dove stanno le capre? Guarda che montagne, che posto eccezionale. Ci sono un sacco di animali. Sì, è vero, ci sono tantissime capre, tantissime pecore anche selvatiche, maiali a non finire. Guardate che bello. Qualche mucca. Qualche mucca, anzi parecchie mucche in realtà. Come non detto, qua abbiamo anche la mucca. Siamo pochi chilometri e maiali. Ragazzi, non si sta tranquilli su sta qui strada. Qui puoi dirgli la storia. Neanche. Racconta un po' la storia com'è. La storia di questi maiali neri, vedete come sì. Sono neri? È sì. Una razza che hanno qui in Corsica. Esatto. Apparentemente okay. L'hanno mixata con il cinghiale. È vero, sono neri perché sono incroci. E sembra bello selvatico, bello buono la carne. Ecco, questa è l'ora di punta. Mi sa che aspetteremo un po'. Guardate quel paesino arroccato sulla montagna. Sembra finto. Questo viaggio comunque ci sta insegnando che meno comunque industria c'è, più salvaguardi le tradizioni e meglio è. Ah, meglio è. Si nota la differenza, qua è veramente stupendo. Sì, è vero. Ci sono dei paesini ancora vivi, capite, con arroccati. Tutti fanno il formaggio e i salumi artigianalmente, no? Poi hanno tutte le foreste. Sento... Tutte le foreste di. E poi vengono i pullman su per queste stradine. Ci passeremo. Ci sono al tutte pelo. Le foreste di castagne. Sono molto fieri della loro isola, tirano la bandiera corsa, ne vanno proprio fieri, non come noi italiani che siamo, capito, andiamo molto poco fieri. Dell'Italia. Sì, no, eccolo qui così. Vanno molto fieri. Ecco, se riuscite a fermarci abbastanza così potete vederlo anche voi, guardate qua. Non ho idea di che nome sia. Non ho idea di come si chiami, ma è stupendo, sembra finto. Guardate che bello. Ma che roba, veramente, Corsica. Top. Abbiamo scoperto che siamo finiti nel delizioso paesino rosa che guardavamo un attimo fa. Abbiamo fatto tutto il giro della valle. Prima eravamo su quella strada lì, tipo 13 minuti fa, e ora siamo qui, da Chemary. Bello. Luca è carico. Carico nel vero senso della parola. Prendiamo. Bonsoir, bonsoir, siamo arrivati a quello che sarà il nostro dormitorio per le prossime due notti. Eccolo qui il nostro lettino, qui c'è la terrazza, mi porto fuori,
con la vista sul paese, eccolo lì, è quello che vi ho fatto vedere prima, si chiama Ota. E invece l'ostello è Chemarin, davvero molto economico, abbiamo speso tipo 20 euro a persona notte. E c'è anche il ristorante, fanno anche la colazione al mattino. Che bello scorcio da questo lato, che carino. Eccoci finalmente a cena. Ora anche la luna. Sì, è vero, si vede anche la luna là dietro la montagna. Eccola. E qui c'è invece il panorama della cittadina, la città di, come si chiamava? Ota. Guardate che bello. Siamo proprio sul, l'ostello è qua sotto, noi siamo sulla terrazza del ristorante dell'ostello. Eccoci a cena, finalmente. Il sole nel frattempo è tramontato, sta spuntando la luna. E noi abbiamo preso una terrina di, ahimè, già iniziata perché non ho saputo resistere, di figatello e una zuppa. Ecco la zuppa. Al pesto si chiama. C'è proprio di pesto Non lo l'odore. so. Mi ricordo quella che faceva mio Ma è nonno. buona, sembra buona, dai, assaggia. Assaggio. Ecco, è arrivato il cinghiale, una cosa che avevo già mangiato in Corsica la settimana, cioè qualche giorno fa, ed era buonissimo, l'abbiamo ripreso. E qua ci sono invece i fagioli da accompagnare. Non sembra bellissimo. Sembra veramente interessante, adesso lo proviamo. Siamo arrivati nel frattempo al dolce. Io ho un flan di castagne, io sto prendendo dolci alle castagne a tutto spiano. E Luca invece ha il creme caramel. E voi potete ammirare il disastro che abbiamo fatto su sto tavolo. No, abbiamo mangiato benissimo. Fortuna che la tovaglia di plastica. Corsica Toppe. double thumb up per la Double Corsica. thumbs up. Ignorate il fatto che sia giallo. Guardate che bello, perché è sera, quindi ci sono solo le luci dei lampioni. Guardate che bello questo angolino tutto in pietra. Domani ci ritorneremo con la luce del sole. Ma è veramente stupendo questo tavolino. Là ci sono, c'è proprio uno scorcio con un lampione. C'è anche la luna oggi. Noi stiamo facendo una passeggiata per Ota. Com'era il cibo? Sì, Mi ha speso 57 euro. Menù comunque. fisso da 28. 24 24 il menu fisso. Ah. Sì. E 24 a testa. comunque no, il menu fisso comprendeva un Abbiamo antipasto. mangiato l'antipasto, cioè una zuppa che io l'ho riempita 3 volte o 3 piatti di zuppa più. Poi c'era il Successo. cinghiale coi fagioli per tutte e due, poi Che ci hanno anche lì portato. c'è porzioni per quattro. Sì, poi ci hanno portato il formaggio, Formaggio di capra e di pecora capra e e poi poi il dolce. dolce a scelta. Io avevo il flan di castagne che era delizioso. Quindi.